Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming su rete8.it. È giovedì e come ogni settimana a quest'ora su questa rete siamo in diretta per parlare di salute, come sempre lo facciamo ospitando i migliori specialisti disponibili tra l'altro a rispondere anche alle vostre domande, a interagire con voi. Ancora Covid-19 sotto la nostra lente di ingrandimento, puntata ricchissima di argomenti, tutti di stretta attualità, meritevoli di un approfondimento. Dalle varianti del virus che sembrano destare sempre maggiore preoccupazione alla validità dei vaccini, dalle opzioni terapeutiche, proprio nelle ore in cui l'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco, ha sdoganato, ha dato il via libera agli anticorpi monoclonali per chiudere con il cosiddetto long COVID, ovvero guarigioni che però si portano dietro uno strascico di sintomi importanti. Tutto questo mentre la situazione nella nostra regione continua a preoccupare. Argomenti che continua a preoccupare ovviamente per il numero di contagi. Pensate, oggi sono stati 526 nuovi casi, 6 decessi con un tasso di positività, mettendo insieme tamponi molecolari e antigenici, del 7%, di 2 punti più alto della media nazionale. Ma tratteremo soprattutto gli argomenti che vi ho snocciolato in presentazione di questa puntata e lo faremo grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite, il professor Jacopo Vecchiette. Buonasera e bentornato nei nostri studi. Buonasera, professore. Buonasera a lei. No, Come sta? Sta bene? abbastanza. Giornata pesante. No, più o meno, come al Più o meno. solito. Professor Jacopo Vecchiette, direttore clinica malattie infettive dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, nonché professore ordinario malattie infettive appunto dell'Ateneo D'Annunziano. Intanto faccio vedere ai nostri telespettatori e anche a lei delle foto che ho tirato fuori dal nostro archivio. Lei è stato il primo vaccinato con il vaccino anti-Covid dell'ASL Anciano Vasto Chieti. Era il 2 gennaio, giusto, professore? Sì, era il 2 gennaio e io lo ritengo un privilegio aver potuto fare il vaccino e va dato atto a questa macchina organizzativa imponente che ha lavorato tanto, stanno lavorando tanto. Com'è andata la prima vaccinazione? Ha fatto anche il richiamo, ovviamente, perché è passato quasi più di un mese da quel 2 Sì, gennaio. io guardi, Nessun sintomo. rientro in quella categoria fortunata, per cui Nessun non ho avuto sintomo. nessun fastidio, nessun Anche problema. l'inoculo tutto bene, nessuno. Né più e né meno del vaccino antinfluenzale. Senta, com'è la situazione nel reparto da lei diretto? In questi giorni si sente parlare di ospedali che scoppiano. Lei dirige le malattie infettive del Policlinico Santissima Annunziata. Com'è la situazione? Sì, noi abbiamo avuto la sensazione di una leggera flessione qualche settimana fa e da qualche giorno abbiamo notato che c'è un flusso costante di pazienti che arrivano al pronto soccorso. Per fortuna non tutti hanno bisogno dell'ospedalizzazione. Devo dirle che secondo me va in merito anche al territorio che ha saputo riorganizzarsi, quindi i ragazzi delle USCA coordinati dai medici di base e dalla direzione della ASL stanno facendo un ottimo lavoro. Che pazienti stanno arrivando in queste settimane, professor Vecchietti? Che quadro sintomatologico hanno? Ma è chiaro, quello che porta più frequentemente in ospedale è l'insufficienza respiratoria, che può avere diversi gradi, diversi impatti, e che può sovrapporsi alle fragilità di cui noi abbiamo sempre parlato rispetto alla patologia cronica che ovviamente non aiuta in Certo. queste situazioni. Desta preoccupazione anche la situazione in provincia di Chieti, no? Si sente parlare di tanti casi a Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino, c'è stato il focolaio di Guardia Grele, quale poi magari parleremo quando ci concentreremo sulle varianti, c'è Gesso Palena, mi sembra che desta qualche preoccupazione. Ma sa, i numeri non vanno mai osservati in termini assoluti, ma in termini comparativi. Quindi
quindi anche un numero elevato, se fosse ridotto rispetto ai giorni precedenti, sarebbe una buona notizia. Quindi io credo che prima di avere un'idea chiara dovremmo vedere in un periodo un po' più ampio se effettivamente il virus sta riprendendo la sua circolazione o se sono quelle fasi altalenanti che abbiamo già visto. Certo. Come giudica tutti questi screening a tappeto che vengono fatti in tanti comuni dell'Abruzzo, in tanti comuni della provincia di Chieti? Tra l'altro parte lo screening anche all'Università d'Annunzio, dove lei insegna, è quella la chiave per tirar fuori, per stanare tutti questi positivi asintomatici che continuano a infettare? Ma io credo di sì, io sono favorevole a tutte quelle iniziative che possono portare all'emersione del sommerso, perché in tutte le malattie infettive poi il sommerso è quello che tiene alta la diffusione del virus. Quello che però vorrei che venisse ben compreso è che fare un tampone e ricevere la notizia che è negativo non è un lascia passare, certo, per comportarsi come ognuno vuole. Io ho la sensazione, forse mi sbaglierò, che ad esempio i numerosi tamponi che sono stati fatti prima delle vacanze di Natale avevano la finalità di organizzare poi di attività ludico-ricreative, pensando di essere liberi dal rischio. Certo. Invece in questo momento storico noi dobbiamo assolutamente avere un grandissimo senso di responsabilità e comportarci con le misure che ben, certo, conosciamo per evitare la circolazione del virus. Oggi il manager della ASL Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell, è andato giù duro, no? Negli ospedali non c'è posto per gli irresponsabili, perché avete una situazione di posti letto quasi tutti occupati o tutti occupati. Sappiamo che il Covid Hospital di Pescara ha dovuto trasferire i pazienti, forse anche da voi, non so, ne hanno portati anche, sì, da voi. Sì, credo che oltre alcuni che all'Aquila sono arrivati anche nelle medicine del nostro ospedale, ma devo dire che in questo senso l'Abruzzo ha già mostrato questa disponibilità di lavorare in rete. E quindi laddove abbiamo avuto province più coinvolte, certo, abbiamo accolto noi, o dove, certo, le province erano un po' più sollevate abbiamo noi potuto, certo, trasferire pazienti. L'ultima, e poi passiamo agli argomenti che trattiamo in questa trasmissione, varianti e vaccini, guariti e long covid, come leggete in grafica, dove ci si contagia oggi, professor Vecchietti? Ma il virus utilizza noi per diffondersi. Quindi in famiglia, a scuola? Allora, ovviamente la famiglia è un punto critico, perché tutte quelle misure che noi conosciamo vengono un pochettino meno, ovviamente. Quindi paradossalmente la famiglia è diventato il punto di debolezza, soprattutto perché in famiglia si incrociano, certo, diverse fasce di età, e quindi noi abbiamo avuto famiglie dove i ragazzi non hanno avuto nessun sintomo, i genitori hanno avuto qualche problema, i nonni sono stati malissimo. Certo. Grazie, torno da lei tra poco per trattare gli argomenti che sono al centro di questa puntata di Pronto Medicina Facile. Prima, come ogni settimana, per ricordare sempre a tutti i rischi che il personale sanitario corre in ogni momento della giornata nel prestarci assistenza e per invitarci tutti a comportarvi in maniera rispettosa delle disposizioni, anche stasera faccio la solita incursione nelle pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, pagine sempre listate a lutto oramai praticamente da un anno, ed elenco dei medici deceduti per contagio nel corso della pandemia, che si è ulteriormente allungato. Ad oggi, lo vedete, sono 306 medici caduti per servizio, ben 4 in più rispetto alla settimana scorsa. Ai medici vanno aggiunti 68 infermieri e 26 farmacisti. La settimana scorsa erano 24. Poi, altra pagina che non manca mai in questa trasmissione è quella della solidarietà. Oggi, 4 febbraio 2021, è stata celebrata la 20ª giornata mondiale contro il cancro, con l'obiettivo di salvare la vita a milioni di persone attraverso l'informazione e la consapevolezza. E noi vogliamo supportare chi, state vedendo questa immagine, questa foto, noi vogliamo supportare chi, come la
Fondazione AIR, che è da sempre in prima linea in questa battaglia con iniziative finalizzate a sostenere la ricerca oncologica per rendere il cancro sempre più curabile. Da oggi si possono trovare le storiche, tra virgolette, arance rosse per la ricerca non nelle piazze, come negli anni scorsi a causa della pandemia, ma in oltre 6.000 punti vendita in Italia, punti vendita della grande distribuzione. Tanti di questi punti vendita sono anche in Abruzzo e li trovate sul sito di Fondazione AIRC. Le insegne partecipanti doneranno ad AIRC 50 centesimi per ogni confezione venduta. Inoltre, da lunedì scorso 1 febbraio, i comitati regionali e i volontari della Fondazione AIRC distribuiscono su richiesta, li state vedendo, vasetti di marmellata d'arancia e vasetti di miele di fiori d'arancia per raccogliere fondi da destinare sempre alla ricerca oncologica. E quindi aiutate, aiutiamo sempre anche quest'anno Fondazione AIRC nelle sue lodevolissime iniziative. Grazie alle persone che lavorano con me a questa puntata di Pronto Medicina Facile. In redazione la collega Edmondo. Ciao Giuliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate. I numeri sono già in sovrimpressione, li ricordo. Prefisso 0871 5873 230 5873 235. Ricordo anche l'indirizzo email, che è salute@rete8.it. Grazie Giuliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Francesco Specchiulli in regia. Professor Becchietti, era inevitabile che il SARS-CoV-2 mutasse e mutasse in tempi così relativamente brevi, diciamo meno di un anno, anzi molto meno, perché le prime varianti sono state scoperte e identificate già diversi mesi fa. Abbiamo sbagliato le previsioni? No, diciamo che è una caratteristica intrinseca nei virus quella di variare alcune caratteristiche nella sua costituzione. Esistono varianti favorevoli e varianti sfavorevoli, nel senso che queste varianti possiamo definirle di tipo evoluzionistico. Per quanto possa sembrare strano, le leggi che noi abbiamo imparato grazie a Darwin, che ci raccontano come una specie animale possa prevalere su altri gruppi alla luce di una maggiore capacità di adattarsi, questo accade anche nelle colonie virali, nel senso che il virus non ha la capacità di decidere come e quando variare, però siccome per sopravvivere lui ha bisogno di parassitare una cellula, al di fuori della cellula muore. Possiamo far vedere anche delle diapositive che abbiamo preparato, mi scusi se l'ho interrotto. No, le dicevo, il virus per poter sopravvivere deve necessariamente parassitare una cellula. Quindi nel replicarsi commette degli errori. Questi errori producono un effetto di tipo funzionale. Mi spiego meglio. Funzionale a se stesso, al virus. Allora, le variazioni potrebbero essere o addirittura portare a morte il virus o potenziarlo. Perché le dico sono variazioni evolutive e perché abbiamo un parallelo con le leggi di Darwin? Perché è chiaro che se due colonie virali producono due diversi eventi, uno che porta a morire e l'altro che lo porta a essere più infettivo, ovviamente alla lunga quello che è più infettivo sostituirà il ceppo originario. Le dicevo, loro, il virus di per sé non è in grado di scegliere, però ovviamente poi la iperproduzione e la replicazione virale determina una selezione naturale. Faccio questa domanda e poi vedo che già Giuliola, che Giuliola è già assediata dalle telefonate. Più il virus circola, più si diffonde e più muta. È una conseguenza diretta anche della circolazione e della diffusione, professor Becchietti. Assolutamente sì. Lei consideri che hanno stimato che ogni 10.000 passaggi in cui il virus copia pezzettini di RNA può commettere un errore e può determinare una variazione.
Quindi lo strumento migliore che noi abbiamo per evitare che lui possa mutare è tentare di ridurne la circolazione. Certo. E se arriviamo all'eventuale pericolosità di queste varianti, tre le conosciamo abbastanza bene perché sono state trovate anche sul territorio, qualcuna anche sul territorio, una se non sbaglio anche sul territorio abruzzese. Prima però voglio dare spazio alle telefonate, i nostri telespettatori come sempre in questa trasmissione hanno la priorità assoluta. Pronto Rete 8? Pronto? È pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, da Pescara. Sì, buonasera, prego. Nicola da Pescara. Allora, sì. La domanda è questa. In televisione quasi tutte le riprese stabilito la... Signor Nicola, c'è qualche problema? Si può avvicinare alla cornetta? Sì. Ecco, vale. Sì. Ok. Allora, in televisione ho visto che quasi tutte le regioni hanno stabilito le date del piano vaccinale per gli over 80. Sì. Ma l'Abruzzo non compare ancora. Come mai? Sì. Professor Vecchietta. Allora, dunque, intanto grazie a lei, signor Nicola. No, grazie appunto a questa, è una domanda sicuramente importante. In realtà la regione ha organizzato già un sito dove ci si può prenotare. È innegabile che in questo momento, e quindi io credo che quel flusso di dati sia già in fase di elaborazione. Ci sono migliaia e migliaia di iscritti. Perché le richieste sono numerosissime. È chiaro che pensare all'inizio che la campagna di costituzione dei vaccini potesse non avere degli intoppi è stato probabilmente un errore dettato dall'entusiasmo. Però noi sappiamo da sempre che nella catena di produzione di un farmaco e quindi anche di un vaccino ci possono essere degli intoppi. Quindi io credo che in questo momento il rallentamento sia dovuto al fatto che le aziende produttrici hanno appunto ridotto la distribuzione per prendersi, diciamo, un respiro e migliorare la capacità, certo, produttiva. Per il momento vengono raccolte sulla piattaforma della Regione Abruzzo le adesioni, no? Ultraottantenni e persone che hanno delle patologie importanti. Credo che in alcune regioni italiane sia partita questa vaccinazione per gli ultraottantenni. Non so, noi dovrebbe partire l'8, il 9, il 10 se non sbaglio. Che cosa avete fissato come comitato tecnico scientifico regionale? Guardi, io la data esatta non la nascondo, che non la conosco, però le ripeto, la cosa fondamentale è avere anche i vaccini. È avere i vaccini. Ma immagino che sarà questione di giorni. Signor Nicola, stia attento, segua anche Rete 8 che ne daremo tempestiva comunicazione. Altra telefonata, mi sembra di capire, da Gigliola. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Allora, io chiamo da San Demetrio. Sì, buonasera. Allora, dottore, io stavo seguendo la trasmissione. Il fatto che non si capisce, dottore, mi ritorna la voce indietro. E le ritorna la voce indietro per un motivo molto semplice, che probabilmente ha il volume del televisore alto. No, signora. No, io il televisore io ce l'ho spento. Allora, noi la sentiamo benissimo. Faccio la domanda per il professor Vecchietta. Appunto, io volevo sapere una cosa. Se io il Covid l'ho già avuto, molto leggero, però l'ho avuto. Quindi volevo sapere, per questo diciamo, io mi volevo prenotare. Però non so se io sono, quando uno ha avuto già il Covid, se deve aspettare di più, sì. Volevo qualche informazione perché io l'ho chiesto al mio dottore di famiglia, ma loro non sanno assolutamente niente. Allora, resti in linea così se il professor Vecchietti le deve fare qualche domanda. Professor. Allora, il programma nazionale probabilmente in una prima fase, proprio per tentare di ottimizzare le poche risorse che erano a disposizione, ha previsto l'esclusione dei soggetti che hanno già avuto il Covid per un principio molto banale. Siccome sappiamo che chi ha avuto il Covid produce degli anticorpi che sono presenti nell'organismo
per 8-10 mesi, poi alcuni lavori parlano un po' di meno. Quindi in linea di massima vaccinarsi avendo già gli anticorpi sarebbe inutile. È innegabile che credo vada considerata bene la tempistica, perché non è da escludere che un soggetto che ha avuto il Covid un anno fa in realtà possa averne bisogno. Allora, glielo possiamo chiedere, perché la signora, la nostra amica di San Demetrio nei Vestini, in provincia dell'Aquila, in linea. Quanto tempo fa ha avuto il Covid? Signora, lei ci ha detto in forma lieve, giusto? Allora, il Covid io l'ho avuto circa fine di ottobre, primi di novembre. Praticamente io mi sono sentita così qualche giorno che non... Poi il terzo giorno naturalmente non sentivo più gli odori, i sapori e queste cose qua. E ho telefonato al dottore. E il dottore mi ha detto, signora, vabbè, si prenda per 3-4 sere la cardiaspirita, la tachipirina, c'ha tosse, c'ha questo. Io non avevo assolutamente niente. Praticamente in 2 giorni mi sono sentita un po' stanca, così. Però io dentro di me ho sempre avuto l'impressione di averla avuto. Infatti io ho detto alle persone di non venire a casa mia, infatti io sono stata dentro per 10 giorni. Ma l'ha fatto il tampone, signora? Ecco, dopo è successo questo, che a San Demetrio hanno organizzato 2 volte il tampone, una volta al lago e una volta alla palestra. Sì. Le ho fatte tutte e due, e tutte e due negativi. Poi prima di Natale in farmacia ho letto che facevano il tampone rapido, quello che prendono il sangue al dito. Io quando sono andata, l'ho fatto il 7 di gennaio, quando sono andata alla farmacista, mentre aspettavamo il risultato, io praticamente, perché poi è successa questa cosa, non è che il dottore mi ha detto signora faccia qualcosa, è passata così. Certo, sono stata fortunata perché io ho 80 anni, è stata lieve, diciamo così. Quindi praticamente ho fatto questo tampone, poi sono passati 10 minuti e la dottoressa mi ha detto Giuliana puoi andare perché tanto più è negativo. E invece dopo io sono andata un po' a passeggiare, 2 ore dopo lei mi ha telefonato e mi ha detto Giuliana guarda che tu, quello che tu, la sensazione che avevi era giusta, perché tu e questo l'hai avuto. Ho capito. Bene. Poi allora, praticamente sono andata al Flaming sopra Moscardi, sì, a fare proprio il tampone vero, e anche là risulta che io questo l'ho avuto. L'ho avuto. Ok. Allora, professor Vecchietti, fine ottobre, inizio di novembre, forma lieve del Covid, quindi sono passati 3 mesi. Allora, intanto una notizia che può rassicurare la signora è che per la costituzione degli anticorpi non c'è una correlazione diretta tra la gravità della malattia e la costituzione degli anticorpi. Quindi il virus, se come sembra, ha circolato nell'organismo di questa signora, il sistema immunitario deve aver limitato i danni, certo, del virus, e quindi la signora ha una quota anticorpale che, come da letteratura, per i prossimi 6-8 mesi dovrebbe consentirle di proteggere. Stare tranquilli. Può anche, mi scusi, no, un'informazione utile, sì, può vedere di fare il test anticorpale. Quindi sierologico. Il test sierologico per valutare, certo, se effettivamente sono, in che quantità sono presenti le IgG. Glielo diciamo. Signora, faccia il test sierologico, così è anche più tranquilla, mentre per il vaccino può aspettare... Altri test sierologico qual è? Per vedere quanti anticorpi esatto, ho? Esatto. Sì, esatto. E dove si deve andare per quello? Non so, qualche farmacia oppure all'ospedale? L'università lo fa. All'università dell'Aquila lo fa. E lo fa a Teramo o lo fa a Chieti, il professor Stuppia? A Chieti. No, perché io l'ho chiesto alla farmacista, però sì, lei mi disse Giuliana, adesso l'hai avuto, per un po' di mesi stai a posto. Però se io non mi posso prenotare per fare un vaccino, io questo volevo proprio. Chiami la ASL dell'Aquila, intanto per il vaccino a qualche mese di tempo può stare tranquilla. Grazie alla nostra amica di San Demetrio Aquila, la devo congedare perché posso ho un'altra... Posso fare una riflessione? Sì.
Il medico di medicina generale che ha gestito questa signora non lo conosco, ma gli faccio i miei complimenti perché ha gestito la signora senza dare farmaci che purtroppo a volte vediamo fare e quindi siccome mi era parso di capire che la signora fosse un po' scontenta della gestione. Voleva avere più certezze. In realtà devo dirle che è stato molto corretto, anzi probabilmente se la signora avesse introdotto in quella prima fase farmaci come il cortisone non avrebbe risolto come invece ha fatto. Mi ricordo perché l'aveva detto in un'altra trasmissione, era stato il mio ospite il professor Vecchietti e un po' aveva tirato le orecchie ai medici di base che soprattutto i medici di famiglia in determinate situazioni. No, no, ma per carità, io non, guarda, hanno non, caricato non il tiro paziente. Le orecchie a nessuno, io ho solo da imparare, però erano, insomma, c'erano stati dei protocolli che invitavano l'utilizzo del cortisone e nei confronti di quali io sono fortemente avverso nella prima fase. Grazie professore, altra telefonata per lei, pronto Rete 8, sì, buonasera. Buonasera. Da dove chiama? Da Trasacco, sì, provincia dell'Aquila. Salve. Sì. Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione, sto guardando su Rete 8. Allora, io ho chiamato un paio di mesi fa per il coronavirus. Sì. Allora, è successo questo. Io, siccome che mi sono messa in quarantena da sola con il mio compagno, e ho fatto il tampone il 28 di novembre, e mi hanno detto che non c'è niente a me e al mio compagno. Allora, ho fatto bene o ho fatto male a farlo il tampone per sapere, cioè mettermi in quarantena col mio compagno? Sì, ma il tampone l'ha fatto con quale risultato? Negativo. Negativo. Professore, ha fatto bene o ha fatto male a mettersi in quarantena col suo compagno, la nostra amica simpaticissima di Trasacco? Ma devo dire che quando io prima le dicevo che è il momento di essere tutti molto responsabili, questo è il comportamento migliore. Io faccio i complimenti a questa signora perché mettersi in quarantena, per fortuna, con un tampone negativo ha significato un esercizio, diciamo, critico eccessivo probabilmente, ma se così non fosse stato, con il suo comportamento sicuramente avrebbe involontariamente diffuso il virus, quindi grazie, è un bel esempio. Brava la signora di Trasacco. Altre domande per il professor Vecchietta? Senta, un'altra cosa. Sì. Io ho fatto anche il vaccino antinfluenzale i primi dicembre. Volevo sapere se va bene o no per il fatto, perché dice che quest'anno c'è il coronavirus e il virus influenzale. Cioè, facendo quello antinfluenzale, che cosa può succedere? Perché io ho 54 anni, ecco, sì. Perché volevo sapere che cosa c'è, che rischio c'è. Ok, professore, poi congediamo la nostra amica anche perché tra poco deve andare in pubblicità. No, aver fatto il vaccino antinfluenzale è sicuramente un'ottima cosa, non c'è nessuna controindicazione a fare il vaccino antinfluenzale ed eventualmente il vaccino anti-Covid. Però all'età della signora deve aspettare un po' di tempo. Qualcosa probabilmente. Deve aspettare, è troppo giovane. È troppo giovane, beata lei. Sì, a luglio ne faccio 55. capirai, capirai. Un caro saluto alla nostra amica di Trasacco. Allora, 30 secondi, devo andare in pubblicità, prima do spazio a questa telefonata e poi la pubblicità. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, salve, buonasera. Buonasera. Io chiamo da Pescara e mi chiamo Maria. Buonasera Maria. E vorrei fare due domande al professor Vecchietti, se è possibile. Come allora, no? La prima è per le persone con malattie autoimmuni come una tiroidite. È possibile fare il vaccino? È consigliabile? E anche per le donne che magari vogliono programmare una gravidanza, è consigliabile fare prima il vaccino per il Covid? La fermo, tra poco la seconda domanda, professore. Allora, sull'autoimmunità non c'è nessun problema. Il consiglio che viene dato è se una malattia autoimmune silente, cioè ben controllata dai farmaci, non c'è nessun problema, anche perché il vaccino è sintetizzato con tecniche di biologia molecolare e quindi non dà nessun problema. Rispetto alla gravidanza, devo dirle che gli studi registrativi che sono stati portati agli organi regolatori per avere l'autorizzazione non prevedevano una casistica di donne in gravidanza, però il razionale prevede che non ci siano controindicazioni proprio per la caratteristica intrinseca del vaccino. Seconda domanda della nostra amica di Pescara.
erano queste due. Ah, era quella, a posto. Le ho fatte insieme, grazie. Grazie, mille. Grazie a lei. Buonasera Maria, grazie. Grazie. 21:30, pubblicità, tra poco la seconda parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile. Alle 21:31 minuti e 40 secondi di nuovo in diretta da studio per questa seconda parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata alle varianti del SARS-CoV-2, ai vaccini, ai guariti e anche al long Covid. Ne stiamo parlando con il nostro ospite, il professor Jacopo Vecchietti, direttore della clinica di malattie infettive dell'Università Ospedale di Chieti. Do spazio volentieri a un'altra telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, da Francavilla. Sì, buonasera. Francavilla? Sì, viva Francavilla. Senta, io volevo fare una domanda al professor Vecchietti. Sì. Io sono un malato oncologico. Sì. E devo cominciare la radioterapia. Sì, vada avanti con la domanda. Sì, a giorni. Quindi volevo chiedere se posso fare il vaccino abbinato con la radioterapia. Sì, allora resti in linea perché se il professore, non so, magari le deve chiedere l'età a questo nostro amico di Francavilla. 76. 76, professore. Allora, intanto le faccio tutti gli auguri per una guarigione. Allora, torniamo al discorso che facevamo per le donne in gravidanza. Negli studi attuali non c'è nessuna esperienza su radioterapia e vaccinazione. Io credo che il suo sia uno di quei casi che va ragionato in termini sartoriali, cioè insieme al medico che la segue si potrà valutare rispetto al tipo di radioterapia, rispetto alla qualità e alla quantità di immunodepressione secondaria che ne potrebbe derivare. Però anche lì devo dirle, io credo che in termini assoluti non ci siano delle controindicazioni proprio per le caratteristiche con cui viene costruito il virus. Quindi deve consultare il proprio oncologo questo signore. Altre domande per il professor Vecchietti, il nostro amico di Francavilla? Sì, ho sentito. Quindi parli con il suo oncologo, la radioterapia dove la fa? Chiedi dal professor Genovesi? Chiedi al professor Genovesi. Benissimo. Genovesi è un caro amico, quindi vedrà che ne parliamo insieme, non si preoccupi. Lei poi quando si presenta dal dottor Genovesi dice: io sono quel telespettatore che ha visto Rete 8. Grazie. Grazie a lei, in bocca al lupo per tutto. Grazie, buonasera. Buonasera. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto, buonasera. Sì, buonasera a lei, da dove chiama? Da Roseto degli Abruzzi. Sì, buonasera. Buonasera, senta, io volevo fare una domanda al dottore. Io sono stata positiva nel mese di novembre, mi sono negativizzata dal Covid a dicembre, metà dicembre circa, con il molecolare di controllo, solo che ho perso gusto e olfatto e non l'ho ancora recuperato, proprio zero. L'unica cosa che sento a volte è un sapore dolciastro sulle labbra. Può essere... Io, signora, ho due notizie, una buona e una cattiva. Mi dica quale vuole prima. Quella buona. Quella buona. Allora, quella buona è che dagli studi che sono stati fatti sembra che tutti questi sintomi sono destinati a scomparire, cioè lei nel tempo tornerà a sentire i sapori. La cattiva notizia è che alcuni di questi lavori parlano di un recupero di 3-4 passamesi. Quindi io credo che lei avrà modo di recuperare, ma deve avere pazienza. È un classico esempio di long Covid, di sindrome assolutamente post-Covid. Sì. Assolutamente sì, anche perché ci sono altri strascichi che mi ha lasciato il Covid, nel senso che ho sempre spossatezza, stanchezza, affaticamento, questi sono rimasti. Sì, e purtroppo
molto frequente. C'è un'esperienza fatta dal gruppo milanese dell'ospedale Sacco, dove hanno visto che il 30% dei pazienti che erano stati sottoposti a un'intervista avevano sintomi ancora relativi alle infezioni. E devo dirle che loro avevano stratificato in base a diverse categorie, cioè i soggetti che avevano avuto alti flussi di ossigeno, soggetti che avevano avuto minore necessità di ossigeno. Chiaramente in questi era molto importante ancora l'affaticamento e la dispnea. Certo. Mentre invece la fatica muscolare è un sintomo molto frequente, molto descritto, e non deve meravigliarci, perché è vero che la componente più preoccupante della malattia è la compromissione polmonare, però in realtà è una malattia sistemica, si diffonde in tutto l'organismo, e quindi il motivo per cui diciamo che può far emergere delle certo. fragilità, e quindi questo dimostra che nel suo caso, paradossalmente, per fortuna, il virus ha scelto più la strada del sistema nervoso centrale, quindi andando a toccare i recettori del gusto e in qualche modo quelli muscolari. Quindi, ripeto, io credo che non debba avere preoccupazioni sul fatto che riprenderà, ma deve avere pazienza. Bene così la nostra amica di Roseto? Come? Dico, bene così, altre domande per il professor Becchietta? No, va bene così, grazie mille. Grazie, altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? È in linea, può parlare? Abbiamo qualcuno, Giuliola? Sì? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Silvi Marina. Buonasera, prego, faccio la domanda. No, volevo... Sì, allora, io ho 85 anni. Sì. E sono cardiopatico da 21 anni e attualmente ho... Un bypass piegato che non mi hanno potuto operare, perché dice che molti ci hanno provato, va. Ci ha provato a Teramo e ci ha provato a Roma. Allora, quanto devo attendere io per fare questo vaccino? Professor, resti in linea, nostro amico, di che è un po' la risposta che abbiamo dato anche ai telespettatori precedenti. Cardiopatico, 85 anni, questo bypass. Sì, il sito consente anche di inserire delle note aggiuntive, sì. proprio per tentare di identificare sui grandi numeri quelle che sono le maggiori fragilità. Quindi io credo che lei, come molti altri, appena arriveranno i vaccini, o quantomeno appena la macchina organizzativa, che peraltro non si è mai fermata, ripartirà, verrà chiamato certo. sicuramente dalla sua ASL. Faccio io una domanda al nostro amico di Silvi Marina. Lei si è iscritto sulla piattaforma della regione? Sì, ha telefonato mia figlia alla ASL di Teramo. Sì? No, non deve telefonare alla ASL, deve iscriversi alla piattaforma della regione, oppure forse anche le ASL possono passare pure per le ASL per iscriversi. È meglio iscriversi sulla piattaforma della regione, mettendo, come le ha detto il professor Vecchiette, anche queste ulteriori precisazioni riguardanti il suo quadro clinico. Sì. Lo faccia subito, lo faccia domani. Ma dove mi devo rivolgere per fare questo? Dica a sua figlia, piattaforma, il sito della Regione Abruzzo, troverà la piattaforma, iscrizione, le adesioni a coloro che mostrano appunto la volontà di farsi vaccinare per gli ultra ottantenni. La ringrazio. Grazie a lei e in bocca al lupo al nostro amico di Silvi Marina. Altra telefonata mi fa segno Gigliola dalla redazione. Pronto Rete 8? Sì, buonasera. Chiamo buonasera a lei, da dove chiama? Da Chieti. Buonasera, vada. Volevo chiedere sì. al professore, questi farmaci sperimentali, sì. quanto sono efficaci e quanto sono importanti per la cura del Covid? E che cosa intende per farmaci sperimentali?
ad esempio i monoclonali, gli anticorpi, il remdesivir. Ok, allora resti lì, professore. Allora, i farmaci che noi abbiamo a disposizione, si è visto che proprio per le caratteristiche della malattia, che io definisco tempo dipendente in maniera sbagliata, perché noi la tempo dipendenza siamo abituati a considerarla per l'infarto, no? In cui tu hai poco tempo per intervenire. Però noi abbiamo imparato che questa malattia può essere suddivisa in settimane, quindi c'è la prima settimana in cui c'è un'importante replicazione virale e poi c'è la settimana in cui inizia la risposta anticorpale che genera quello che noi chiamiamo fuoco amico. Cioè, quello che può sembrare strano non è tanto il virus, ma è la risposta immunitaria che crea il danno d'organo, che va a mettere in difficoltà gli alveoli, ad esempio. Quindi le faccio un paragone un po' stridente. Noi in un confronto con un'ape siamo come Davide contro Golia, nel senso che non può certo essere un esserino di pochi grammi a metterci in difficoltà, però sappiamo bene che laddove ci siano delle fragilità come un'allergia, pochi microgrammi del veleno dell'ape sono in grado di ucciderci, ma ripeto, non è il veleno, non è la quantità di veleno che è infinitesimale, è la risposta immunitaria che determina il danno d'organo. Quindi noi abbiamo degli strumenti estremamente validi se li usiamo nella fase iniziale della malattia. Ad esempio il remdesivir è uno di questi che ha la capacità di inibire la replicazione virale. Gli anticorpi monoclonali evitano in qualche modo che il virus possa entrare nella cellula per creare tutta quella sequela di eventi che noi ben conosciamo. E per quello che le dicevo, sono molto contento dell'entusiasmo e del lavoro che ho visto fare ai medici delle USCA, perché loro, lavorando sul territorio, hanno la capacità di intercettare e di guardare l'evoluzione della malattia, che poi è il momento appunto critico, perché dobbiamo essere onesti. Il messaggio iniziale dato un anno fa, state a casa e prendete la tachipirina, era corretto se avesse avuto un seguito. Veniamo a vedere come state. Invece prendete la tachipirina e state a casa ha fatto sì che molte persone arrivavano in ospedale quando ormai la fase di risposta immunitaria era già iniziata e quindi il danno agli alveoli era di fatto irreversibile. Almeno questa situazione è stata corretta, no? L'esperienza è servita proprio a questo, assolutamente mettere sì. In campo anche le USCA. Il nostro amico di Chieti, altre domande per il professor Vecchietta? Pronto? A posto così, complimenti al professore, al suo staff e alla trasmissione di Rete 8. Grazie, gentilissimo. Grazie al nostro amico di Chieti. Altra telefonata, pronto Rete 8, sono le 21:45, penso che parleremo poco di quello che c'eravamo prefissi, professore. Altra telefonata, pronto Rete 8? Buonasera, sono sì. Pietro. Sì, da dove chiama? Da Montesilvano. Buonasera Pietro. Da Montesilvano, buonasera. Sì. Vada. Senta, io praticamente ho 60 anni, sono diabetico, praticamente un soggetto a rischio per il Covid. Ora, però siccome ho contratto anche la Guillain-Barré, è il caso che io mi vaccini o no? Sì, professore. Allora, la Guillain-Barré rientra in quei fenomeni di tipo immunologico che possono essere susseguenti appunto a uno stimolo sul sistema immunitario e sono descritti sia dopo la vaccinazione o dopo eventi infettivi. Quindi credo che il suo sia uno di quei casi in cui effettivamente prima di fare la vaccinazione debba confrontarsi col medico per ragionare meglio certo. Su quelli che potrebbero essere i rischi. Altre domande, Pietro, per il professor Vecchietta? Va bene così, la ringrazio, gentilissimo professore, gentili tutti, buona serata. Grazie, in bocca al lupo per la sua patologia. Gigliola mi fa segno, altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto, buonasera, chiamo da Chieti. Buonasera. Volevo sapere, siccome mia moglie è stata positiva da lunedì, sì. E dopo abbiamo fatto io, mio figlio e mia figlia, tutti i tamponi, risultato tre persone, ne siamo sei, tre persone positivi. Sì. E siamo tutti nella stessa casa, io sono
so, ho l'asma, c'ho la cosa, però ancora sono asintomatico sicuramente, perché essendo non positivo, giusto? Sì. Sì. Ma la, la domanda... Allora posso... La domanda cosa vuole chiedere al professor Vecchietti? No, volevo sapere, fra 7-8 giorni dovevo rifare il tampone loro, lo devo fare pure io, il tampone, allora, professor. E poi se siamo positivi dobbiamo rispettare un'altra volta 10 giorni. Allora, andiamo per ordine, professor, intanto. Famiglia di 6 persone, 3 positive e 3 no. Immagino che vi siete divisi la casa. Sì, però siamo quasi tutti una casa, capito? Ho capito. Però chi una stanza, chi un'altra, che cose, non è che siamo proprio a contatto. No, capito. Vabbè, cosa devono fare questi nostri amici di Chieti? Beh, in linea prudenziale. Un'altra cosa, è uscito positivo con mio nipote. Che non vive con voi. No, con noi, però sta sotto con la mamma, però siamo tutti in una casa, tutti sotto di sopra. Ho capito, e questo è un tipo focolaio, mi sembra un mini focolaio. Professore, è una situazione preoccupante, intanto che consigli si sente di dare al nostro amico di Chieti? Ma diciamo, in termini di diffusione della patologia è ovvio che sarebbe prudenziale che ripetessero tutti i tamponi, anche quelli che sono risultati negativi, perché è innegabile che il contatto pone una percentuale di rischio che deve essere sicuramente valutata. Se non hanno un saturimetro, io consiglierei di utilizzare il saturimetro. Se mi dice... Ma ce l'abbiamo. Ecco, perfetto. Quindi il mio consiglio è intanto informare il suo medico curante, se non lo ha già fatto. Sì, siamo tutti informati. Perfetto, quindi il suo medico curante vedrà che saprà sicuramente le cose che vanno fatte, probabilmente attraverso i colleghi delle USCA, in base all'eventuale desaturazione, certo. Decideranno come intervenire e come gestire. E le chiedeva un consiglio se rifare i tamponi nel giro di 7-8-10 giorni? Sì, può essere utile fare i tamponi nel giro di una decina di giorni. Tutti i componenti della famiglia? Tutti i componenti della famiglia. Altra domanda? Se qualcuno è positivo, dopo ricominciamo la storia, 10 giorni, 12 giorni, così. Purtroppo sì, immagino di sì. È la prassi. Sì, sì, sì. Decisamente sì. Ci si deve attenere a queste regole, a queste disposizioni. Altre domande per il professor Vecchietti? No, basta così, penso che sono chiaro. Grazie. È una bella situazione questa, è quello che dicevamo prima, che nelle famiglie varie, persone di diverse età, figli, genitori, anziani possono contagiarsi e diffondere ulteriormente il virus. Sì, questo è anche il motivo per cui noi vediamo spesso nella ripresa una crescita esponenziale, certo. Non lineare, appunto perché i soggetti che si infettano sono molto numerosi. Tipo questa situazione in cui devono stare tutti a casa e rispettarle, sì. No? Altra telefonata, pronto Rete 8? Sì, pronto, buonasera. Michele da Fossa Cesia. Buonasera, Michele? Buonasera, sì. Senta, vorrei un'informazione. Mia madre ha 72 anni, ha contratto il Covid, è stata dimessa dall'ospedale il 18 gennaio. Praticamente lei ha avuto una polmonite interstiziale, però diciamo, fortunatamente la polmonite si è fermata lì, no? Volevo chiedere al professore praticamente cosa deve fare adesso mia madre per diciamo stare sotto controllo e poi niente, per quanto riguarda il vaccino, quando si dovrebbe vaccinare eventualmente. Sì, allora resti in linea. Grazie, buonasera. Allora, ha staccato, va bene così. Allora, mamma di 72 anni, polmonite interstiziale, che insomma sembra guarita, che cosa deve fare ulteriormente in questa fase? E penso che per il vaccino debba aspettare. Oppure l'aver avuto una polmonite le dà una priorità nelle chiamate delle persone da vaccinare? No, direi che la fortuna di aver avuto una patologia non particolarmente impattante sulla sua salute ha sicuramente creato quella struttura anticorpale, per cui di fatto la vaccinazione è in questo momento inutile, perché probabilmente andrebbe a sovrapporsi su
un processo fisiologico ottenuto naturalmente. Il fatto che abbia avuto la polmonite interstiziale di per sé non è cosa che deve creare preoccupazioni, perché in realtà la polmonite ce l'hanno, a volte l'abbiamo trovata anche in soggetti asintomatici, perché quello che noi vediamo è il risultato di questo scontro tra il virus e il sistema immunitario, e quindi la polmonite interstiziale, che di solito è anche bilaterale, è abbastanza normale e frequente. Quello che potrebbe fare magari più in là, e io adesso non conosco perché ogni caso clinico poi va un po' ragionato a sé, valutare se è il caso di fare delle prove di funzionalità respiratoria per capire se effettivamente questa malattia ha lasciato uno strascico sulla reale capacità respiratoria. Magari un attacco di controllo. Ma devo dire che la TAC sì è importante, però ormai sicuramente la polmonite è passata. È da capire se, come è descritto in letteratura, nei pazienti che hanno avuto la polmonite si innescano dei processi fibrotici che possono alterare poi la normale funzionalità dei polmoni. Ecco. Grazie professore. Altra telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Da dove chiama? Da Pescara. Buonasera. Prego. Buonasera, salve. Io volevo chiedere al protettore, siccome io sono un portatore di defibrillatore e ho avuto la sindrome di Brugada, volevo chiedere per il vaccino, lo devo fare o no? Sì, resti in linea perché se il professore deve fare qualche domanda. Prof. No, ripeto, non c'è una controindicazione assoluta all'effettuazione del vaccino perché, come ripeto, è ottenuto con tecniche di biologia molecolare, quindi non dovrebbe avere nessun rischio, anzi forse la sua patologia la pone in una condizione di fragilità e quindi è importante evitare di entrare in contatto col virus. Quindi può vaccinarsi. Sì. Altre domande al nostro amico di Pescara? No, va bene così, grazie. Grazie a lei, grazie a lei, in bocca al lupo per la sua patologia. Altra telefonata mi fa segno, Giuliola dalla redazione. Pronto, Rete 8? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama signora? Da Chieti. Buonasera. Buonasera, senti, volevo fare una domanda al professore. Sì. Avendo fatto il vaccino, la prima dose, volevo sapere, essendo poi risultata, diciamo, quasi positiva, volevo sapere se fare la seconda dose finito il periodo di isolamento. Allora, è risultata quasi positiva, ha detto così? Sì, perché mio figlio è positivo, quindi io sono convivente. Non ho capito, lei è? Io sono convivente, convivo, sto insieme a mio figlio, viviamo insieme. Ho capito, ma il tampone positivo, diciamo, è stato processato il suo o quello di suo figlio? Quello di mio figlio. Presto. Allora, figlio positivo, la mamma che ci vive insieme? Beh no, ovviamente sarebbe utile che facesse un tampone anche la signora perché, per capire se effettivamente è solo il figlio o se purtroppo è accaduto quello che noi vediamo appunto Ma la signora, lei non l'ha fatto il tampone, signora? Io l'ho fatto 15 giorni fa ed era negativo. 15 giorni fa, invece suo figlio l'ha fatto? L'ha fatto una settimana fa. Una settimana fa ed era positivo. Professore. Beh, è chiaro che se la vostra abitazione e la notizia della positività vi ha consentito di avere un atteggiamento prudente rispetto ai contatti, il rischio si riduce notevolmente, però un rischio zero non esiste, quindi non è sbagliato sottoporsi al tampone. Sì, ho capito, però il vaccino, la seconda dose del vaccino lo posso fare? Adesso sono già passati 21 giorni dalla prima dose, lo posso fare tra 20 giorni, per esempio, fra 15 giorni. Questo era un passaggio che c'era sfuggito perché la telefonata non è proprio perfetta. Ha già fatto la prima dose del vaccino, la signora può fare la seconda magari fra 15-20 giorni. Oppure no? Sì, però è a maggior ragione utile avere un tampone negativo per capire se la signora affronta la seconda vaccinazione avendo già la malattia o no, quindi questo è fondamentale. Quindi deve fare un altro tampone e poi eventualmente sottoporsi a vaccinazione. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei, in bocca al lupo anche per suo figlio. Altra telefonata, pronto Rete 8?
Buonasera, sono Fabrizio. Buonasera Fabrizio, da dove chiama? Allora, da Francavilla. Buonasera Fabrizio, prego. Allora, io non so se avete già risposto alla domanda perché non ho sentito bene. Comunque, allora, la mia domanda è questa. E per chi ha già fatto una prima dose del vaccino sì. e poi si è ammalato, in questo caso anche con polmonite interstiziale, la seconda dose andrà fatta dopo quanto tempo oppure in base alla situazione anticorpale, diciamo, può andare bene anche solo la prima dose? Professore, Ripeto, dal punto di vista immunologico, gli anticorpi prodotti a seguito della malattia sono protettivi esattamente come lo sono quelli del vaccino. Quindi se lei ha avuto già la malattia, di per sé non c'è motivo di fare la seconda dose. Ma mi faccia capire, ha fatto la prima dose del vaccino anti-Covid, giusto? Sì, ho fatto la prima dose e probabilmente ero già contagiato da qualche giorno senza saperlo. Ho capito, quindi quasi concomitanti la malattia e il vaccino. Quindi... Sì, perché io ho avuto una reazione scambiata come reazione al vaccino, ma probabilmente erano i sintomi del Covid. Del Covid, e poi come terapia ho fatto il Tolicizumab, dove approfitto per chiedere un parere su questo farmaco. Professore. Ma il Tolicizumab ha avuto un grande, diciamo, grande risalto nella prima fase pandemica. Attualmente viene consigliato di farlo in studi controllati perché il Tocilizumab, come molti farmaci che abbiamo usato nella nostra prima parte di esperienza, è stato un po', tra virgolette, criticato, per cui adesso si sa che, ad esempio, nelle fasi avanzate della malattia il tocilizumab è assolutamente inutile, quindi viene addirittura sconsigliato di farlo. Quindi immagino che lui l'aveva fatto nella prima fase di malattia. Ma guardi, i miei sintomi sono migliorati, quindi da quello che mi dice probabilmente era una fase ancora iniziale, perché sì, almeno per esperienza personale, diciamo, c'è stato un miglioramento, anche se non sono ancora guarito. Meglio, certo. Così. Invece per il vaccino deve aspettare ancora un po', vero, la seconda dose? Però. Sì, ma forse non c'è neanche bisogno. Bocca al lupo Fabrizio. Crepi, grazie. Grazie a lei. Altra telefonata, 21:59, tra poco devo andare nuovamente in pubblicità. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Abbiamo questa telefonata? Sì, sì, Gigliola mi fa segno di sì. Grazie Gigliola, pronto Rete 8? Sì, la sento in sottofondo che c'è qualcuno. Parli, buonasera. Pronto? No, non se la sente di parlare? Allora, vediamo se recuperiamo questa telefonata dopo, ne passiamo un'altra. Pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Ortona, mi chiamo Ettorino. Buonasera Ettorino, da Ortona, prego. Voglio parlare con il professore. Il 14 novembre 2020 ho avuto un'embolia polmonare, poi ho fatto la terapia con Eliquis da 5 mg mattina e sera, ho rifatto l'attack l'8 gennaio, l'embolo si è sciolto. Sì. Volevo sapere se posso fare il vaccino. Sì, quanti anni ha? 63. 63? Sì, sì. Ah, professore. Ma ripeto, torno al discorso che facevo inizialmente. È chiaro che studi che parlino delle due cose non ci sono. Anche qui credo che sia una di quelle situazioni che va valutata in maniera sartoriale alla luce di una valutazione, certo, degli esami e della TAC. In linea di massima controindicazioni non ce ne sono, però è chiaro che, ripeto, è comunque innegabilmente una situazione che esula dalla normalità, quindi va guardata con molta attenzione. Grazie professore, in bocca al lupo al nostro amico Ettorino di Ortona. Ho un'altra telefonata, mi dice Gigliola, sì, poi pubblicità. Sono le 22 passate da 40 secondi, questa telefonata e poi la pubblicità. Pronto Rete 8? Pronto? Sì. Sì, buonasera. Buonasera. Sì, da dove chiama? Lo chiamo da Chieti. Vada, con la domanda al professor Vecchietti. Sì. Senta,
niente, io sono una persona che ha 81 anni e ho tante patologie, perché ho il diabete, ho l'ipertensione, tutta questa roba qui, e ho delle allergie perché prendo molte medicine. Posso fare il vaccino o meno? Ok, prof. Allora, precedenti eventi allergici sono un semaforo arancione, cioè nell'anamnesi il medico vaccinatore fa tutta questa serie di domande e quindi poi anche lì va valutato caso per caso, quindi se avessi avuto un'allergia a un precedente vaccino bisogna essere molto attenti. Di per sé allergie, poi bisogna vedere che tipo di allergie sono, ripeto, controindicazioni assolute non ci sono, però laddove c'è in anamnesi un evento allergico bisogna fare molta, ma molta attenzione. Quindi deve parlare bene col magari col suo medico di base e poi eventualmente vedere se lo può fare il vaccino, in base al tipo di allergie che ha questo signore, giusto? Sì, perché le allergie sono tante, a volte non sono neanche allergie, quindi insomma bisogna capire bene. Grazie, segue i consigli del professor Vecchietti, sono le 22.02, pubblicità, poi l'ultima parte di questa trasmissione. Rieccoci di nuovo in diretta, 22.04, quasi 05, ultimi 24 minuti di trasmissione, stiamo parlando di varianti del virus, vaccini, opzioni terapeutiche, long covid, avremmo dovuto parlare di questi argomenti, però siamo stati così, come posso dire, schiacciati dalle vostre telefonate e siamo contenti perché oramai da tanti anni facciamo questa trasmissione proprio come forma di servizio pubblico per voi telespettatori e a vostra disposizione questa sera dalle 21 alle 22.30 c'è il professor Jacopo Vecchietti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Chieti. Io mi scuso anche con lui se non siamo riusciti a trattare gli argomenti che avevamo messo in scaletta, però come vi dicevo i telespettatori hanno la priorità assoluta. Ce n'è qualcun altro in linea, do subito la parola a loro. Pronto Rete 8? Pronto, buonasera, sono un medico e chiamo da Pescara. Buonasera, dottoressa. Buonasera, io sono un libero professionista di Pescara, non mi occupo direttamente di Covid, ma ci terrei a fare questa domanda al professor Vecchietti. Sì, prego. Dunque, un paziente è risultato positivo al Covid, sintomatico e trattato a domicilio. Ok, ripete un tampone di controllo, risulta nuovamente positivo, benché la sintomatologia si vada riducendo. È vero che al 21° giorno, dall'inizio dell'isolamento, quindi a domicilio, senza contatti con l'esterno, eccetera, il paziente si può considerare libero, benché ancora positivo, e Fauci o asintomatico? Punto interrogativo, professore. Sì, in realtà sì, perché si ritiene che la positività del tampone sia frutto di una ipercapacità delle sonde di evidenziare la presenza del virus. Comunque è la medicina del territorio che deve confermare l'avvenuta guarigione. Non è che uno autonomamente dopo 21 giorni può fare come gli pare. Quindi comunque sarà la medicina del territorio che alla luce di queste valutazioni di cui lei mi ha parlato definiranno il soggetto guarito. Libera il paziente, mi sembra di capire. Sì. Ecco, sì, libero, sì. Sì. Altre domande dalla dottoressa? No, va bene così. Ringrazio e saluto il professor Vecchietti e tutti voi. Grazie, buonasera. Grazie a lei. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, io chiamo da Pescara. Buonasera. Senta, io ho 87 anni e il 29 di giugno scorso ho avuto un infarto e faccio attualmente ancora tutta una serie prendo quei farmaci che mi stanno prescritto all'uscita. Le leggo quando la sindrome coronarica acuta con sovraslivellamento del tratto SP da occlusione trombotica del ramo interventricolare anteriore
meglio trattata con efficace angioplastica coronarica ed impianto di stent medicato, malattia coronarica critica monovasale, ipertensione arteriosa, IBB glaucoma bilaterale in terapia. Questa è la diagnosi. Sì. Ora, siccome sono iscritto, prenotato per gli ultra ottantenni nella ASL di pertinenza, volevo sapere questa in fondo è la domanda, cioè quando verrò chiamato e dirò che io ho una gammopatia monoclonale, potrò fare il vaccino o no? Sì, professore. Allora, le ripeto, in linea di massima non ci sono controindicazioni assolute. Lei, credo come tanti altri, rientra in una categoria di soggetti in cui la valutazione deve essere sartoriale e non industriale. Quindi lei presenti tutta la sua documentazione, credo che abbia un margine di serenità nel poter fare il vaccino. Poi è chiaro che leggendo le carte ci possono essere dei dettagli nella sua storia clinica che potrebbero indicare un minimo di prudenza, eventualmente certo, ritardare. Però le ripeto, tutto sommato il tipo di vaccino, per come è costituito e come è costruito, non dovrebbe avere controindicazioni, fermo restando che negli studi presentati per avere le autorizzazioni, ovviamente la concomitanza, certo, di patologie cardiache come questa non sono state fatte, quindi poi c'è anche un'attribuzione di responsabilità e condivisione, certo, in qualche modo. Poi, vista l'età del nostro amico di Pescara, penso che sarà anche uno dei primi a essere chiamato. Potrebbe essere. Altre domande il nostro telespettatore? No, io volevo soltanto precisare che così la mia difesa immunitaria con la gammopatia è scesa, cioè non è più, io sono indifeso, quindi quello che chiedevo, che mi fa pensare che possa avere altri problemi, quindi, perché una volta mi è stato detto in ospedale, facendo l'ospedale qui di Pescara, mi è stato detto potrebbe anche essere inutile il fatto che abbia una gammopatia e fare un vaccino. Un vaccino, professore. Allora, qui ci sono due discorsi che si sovrappongono. Da un lato è l'immunosenescenza, ovvero noi invecchiamo, ma non invecchiamo solo in un organo o due organi, invecchiamo nella nostra interezza. Quindi anche il sistema immunitario tende a perdere dei colpi. Possiamo fare un parallelo tra il sistema nervoso centrale e il sistema immunitario con la perdita della memoria. Sono due fenomeni profondamente diversi, ma che tracciano una incapacità. Quindi è chiaro che in questo caso noi sappiamo che questo tipo di vaccinazione, per come è stata costruita, dovrebbe dare una buona risposta anche nelle persone con una certa anzianità, cosa che ad esempio si è visto non essere per quello che sarà il prossimo vaccino, quello dell'AstraZeneca, sì, che viene consigliato appunto di essere che venga somministrato a soggetti al di sotto dei 55 anni. Rispetto alla gammopatia monoclonale, in linea di massima può essere una riflessione corretta, però potrebbe anche essere, e per quello le dico, parli con i suoi medici di riferimento, un ulteriore motivo in più per vaccinarsi, nel senso che la sua minore capacità di difesa potrebbe esporla certo, in maniera maggiore al contatto col virus. Quindi, bene così, grazie professore. Altra telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Pianella. Sì, buonasera signora. Senta, io sono stata sintomatica, io e mio marito, nel mese di novembre. Dopo il primo tampone sono tornata normale. Sono tornata negativa, invece il mio marito dopo il terzo. Però io adesso ho un sacco di disturbi che mi ha lasciato, quindi non so, cioè, a parte il mangiare che non mi va,
ma poi dolore alle ossa, dolore ogni tanto alla pancia. Ho fatto i raggi ultimamente e mi è risultato che c'era ancora una macchietta. Sì. Allora, resti in linea. Intanto abbiamo già qualche dato sui quali ragionare, queste informazioni che ci ha dato la nostra amica di Pianella. Professore, un altro caso di sindrome da post-Covid, no? Anche questo, credo. Sì, in linea generale una delle spiegazioni sulla quale si sta lavorando è che la risposta infiammatoria che il virus stimola poi alla fine determini una sorta di attivazione cronica del sistema immunitario e quindi molte delle sequele che i pazienti vivono sono legate proprio a questa disregolazione del sistema immunitario. Rispetto al fatto che lei abbia ancora questi sintomi, credo che sia purtroppo abbastanza fisiologico rispetto al problema che lei ha vissuto. La macchietta nel polmone, io adesso posso immaginare che siano ancora delle evidenze rispetto alla polmonite interstiziale e anche qui torno a dire che probabilmente potrebbe essere utile una valutazione più attenta, certo, per capire se c'è effettivamente una fase cicatriziale che riduce la capacità respiratoria o è semplicemente un fenomeno legato alla precedente infezione, quindi un dato radiologico che di per sé non deve preoccupare più di tanto, che rientra appunto nelle situazioni che conosciamo. Ci vuole un po' di pazienza perché noi sappiamo che questi sintomi perdurano ancora per settimane. Consigli che possiamo dare alla nostra amica? Sì, sento. Volevo chiedere un'altra cosa, se possibile. Sì. Se possibile volevo chiedere, sì, prego, un'altra cosa. Prego, prego. Senta, mi dicono che avendo avuto già il Covid io potrei riprenderlo. È vero o no? Questo... poi... Sì. E poi vorrei sapere se devo fare il vaccino sì o no. Professor. Allora, la vaccinazione evidentemente no, per le cose di cui abbiamo già detto. La possibilità che lei possa malarsi nuovamente di Covid la vedo molto remota, anzi direi sicuramente no, fermo restando che c'è in questo momento un capitolo enorme sulle varianti. C'è. Per fortuna la variante che sta circolando in questo momento è quella che è stata classificata come la variante inglese, che non sembrerebbe essere in grado né di eludere la vaccinazione né tantomeno di poter dare nuove forme di malattia. Capitolo invece ancora molto dubbioso, perché sono stati descritti dei casi sulle due varianti che per fortuna circolano meno, che sono la brasiliana e la sudafricana. Quindi direi che la mia sensazione è che al di là di quella che sarà la campagna vaccinale e l'adesione a questo progetto che è l'immunità di gregge, noi dovremo continuare a essere molto prudenti e utilizzare ancora le mascherine proprio per evitare di entrare nuovamente in contatto con forme modificate del virus. Grazie professor. Sì, la signora aveva qualcos'altro da chiedere? Ho fatto l'ecografia alla pancia e mi è risultato che c'è ancora una scia del Covid. Il dottore mi ha detto che se ne va, io non lo so, ogni tanto ho mal di pancia, di queste cose, non lo so se è una cosa che rimane oppure... Vabbè, professor, l'ultima. Ripeto, per fortuna tutti questi sintomi sono destinati a risolversi nel tempo, ci vuole pazienza. Potrebbe essere che la signora già prima del Covid aveva magari una patologia o qualche disturbo di tipo gastroenterico che il Covid non ha fatto altro che evidenziare, perché è appunto uno stato infiammatorio che può dare dei danni in questo senso, certo. Però penso che si possa risolvere nel tempo. Grazie professore, abbiamo una tregua, mi dice Gigliola dalla redazione, posso farle qualche domanda io. Allora, queste varianti diffuse oggi in Italia, abbiamo detto inglese, sudafricana, brasiliana, mi sembra proprio ieri a Varese, nella zona di Varese è stata identificata il primo caso di sudafricana, possono invalidare i vaccini
che sono adesso sul mercato. Si parla di varianti aggressive, pericolose. Addirittura in Inghilterra si sta già pensando a un mix di vaccini, no? Una prima dose, non so, del Pfizer e una seconda dose dell'AstraZeneca. Si potrebbe andare in questa direzione con la personalizzazione anche dei vaccini? Allora, una prima riflessione sulla variante inglese. Non sembra che la variante inglese dia una sintomatologia molto diversa dalla precedente dal virus precedente. SARS-CoV-2. Sembra però che una delle sintomatologie, perlomeno questa era una lettera uscita subito dal Journal of Medicine, che in realtà dia meno anosmia, meno sintomatologia che riguarda il sistema nervoso centrale, ma dà una maggiore concentrazione della sua presenza a livello dell'apparato respiratorio, e questo indirettamente potrebbe essere il motivo per cui si diffonde molto di più rispetto alla precedente variante, la precedente virus. Ora devo dirle che ogni fenomeno va guardato sotto un'angolatura diversa, perché se io mi trovassi nella condizione di essere ammalato di Covid e avessi il Covid con la variante inglese, sarei molto contento nel sentire che il mio medico mi rassicura che i farmaci che noi ad oggi abbiamo utilizzato funzionano anche rispetto alla variante inglese. Certo è che se lei invece fosse il responsabile politico di una comunità, bisogna considerare che, ammesso e non concesso che i tassi di contagiosità sono più impattanti, è chiaro che se nella unità di tempo, ipotesi, una settimana si infettano 100 persone, ma con la variante inglese in una settimana se ne infettano 200, se io so che il 5% di quei pazienti si rivolgerà all'ospedale, io posso avere in termini brevi un problema di impatto, certo, di circolazione del virus, e quindi ovviamente aumenteranno i contagi, aumenteranno le ospedalizzazioni e purtroppo aumenteranno, laddove ci siano soggetti fragili, anche il tasso di mortalità. Una catena senza fine, mi sembra di, esatto, capire. C'è un'altra telefonata, quindi mi stoppo subito con le domande che avevo preparato per il professor Vecchietto. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Sto chiamando da Acqua Pietrile. Sì, prego. Voleva chiedere che mio marito 6 anni fa, 7, ha avuto l'infarto e mo si prende una medicina per la circolazione, insomma, XARLTO. Sì. XARLTO. Sì, professore, ha capito, prego. Per farti capire che questa medicina, dice che è un po' pericolosa, lo può fare il vaccino lui? Professore. Lo può fare? Quanti anni ha, signora? 85. Dunque, è chiaro che il rovescio della medaglia è che, essendo un virus sistemico e che quindi va a toccare tutte le fragilità, questa è una di quelle che potrebbe mettere il paziente a rischio qualora dovesse contrarre la malattia. E quindi il vaccino può avere un valore protettivo, per cui, ripeto, controindicazioni assolute non ci sono, poi ogni situazione va valutata e fa storia a sé. E comunque, ripeto, le tecniche con le quali è stato costruito il vaccino, che sono di biologia molecolare, sono tali per cui non introduciamo un vaccino vivo attenuato che potrebbe avere delle, diciamo, pericolosità in un soggetto anziano o cardiopatico. Quindi in linea di massima controindicazioni non ci sono, però le ripeto, è opportuno affrontare bene, guardare bene la documentazione e ragionare sui vantaggi e gli svantaggi. Ma veramente sta abbastanza bene. Abbastanza bene, però io ho detto, siccome che questa medicina dice che è un po' che deve chiedere sempre il dottore di qualche altra cosa, così ho detto fammi domandare un pochino se va bene o no. Va bene, bocca al lupo alla nostra amica. Senti, sì. Scusa, posso chiedere un'altra, prego, domanda? Prego. Io c'ho l'osteoporosi, si può fare lo stesso, sì.
si può fare lo stesso il vaccino anti-Covid? Sì, il vaccino con l'osteoporosi si può fare? Professore? Sì, sì, non c'è nessuna controindicazione, assolutamente nessuna controindicazione. Può farlo tranquillamente. Buonasera. Buonasera alla nostra amica di Guardia Aerea. Siamo in pausa, vero Gigliola? Siamo un attimo di relax, anche perché abbiamo 6 minuti prima della sigla. Professore, le mutazioni potrebbero trarre in inganno il nostro sistema immunitario e originare delle reinfezioni? Allora, questo è il grosso dilemma, nel senso che, come le dicevo, le mutazioni sono degli errori che determinano un'alterazione nella sequenza genomica. La sequenza genomica produce, attraverso gli amminoacidi, delle proteine. È chiaro che se dovesse modificarsi in maniera così importante, potrebbe produrre una proteina così diversa da quella per cui è stato testato il vaccino, che potrebbe eludere questa capacità. Questo non sembra avvenire per la variante inglese. C'è uno studio cinese fatto sulle culture cellulari e quindi effettivamente, secondo questo studio, la variante brasiliana potrebbe essere diciamo un punto critico, nel senso che è tale e tanta la differenza nella struttura che potrebbe eludere il vaccino. Però parliamo ancora di teorie, perché poi in medicina spesso abbiamo visto che tra il teorico e il pratico le cose cambiano molto. Si potrebbe arrivare anche alla terza dose, proprio per cercare di fronteggiare. Ma le dirò che siccome il vaccino che noi stiamo facendo è costruito con un frammento dell'RNA che produce la proteina, potrebbero essere in grado i laboratori anche di proporre la terza dose, avendo già inserito il frammento di RNA che comprende la variante. È un mondo nuovo e affascinante, certo, quello delle vaccinazioni. Chi vivrà vedrà, staremo a vedere. Altra telefonata, è l'ultima, anzi forse due, ne prendiamo due, però domande brevi perché ho 4 minuti. Due ultime telefonate per il professor Vecchietto. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Da Teramo, in Abruzzo. Sì, vabbè. Io volevo chiedere, io ho 80 anni per fare la... Sì. Per farmi il vaccino, che si deve fare? Allora, il nostro amico di Teramo, 80 anni, che deve fare? Si deve iscrivere alla piattaforma? Iscriversi alla piattaforma, dove le chiederanno alcune informazioni rispetto ad eventuali patologie concomitanti. Credo che debba farlo munendosi del tesserino sanitario, perché poi chiedono il codice. Se ha dei codici di esenzione, credo che ci sia la possibilità di inserirli, e a quel punto lei entra. Io ho parlato con il dottore, ma detto che ancora non è attivo, quindi che ancora non ci hanno niente. È già attiva da un paio di settimane, giusto, professor Vecchietto? Il dottore di famiglia. Lo so, le ha dato un'informazione sbagliata, perché sul sito della Regione Abruzzo la piattaforma è attiva e si sono già iscritte migliaia e migliaia di persone, quindi domani si iscrive anche lei. E come l'ha detto il professor Vecchietto, tesserino sanitario, e se ha delle patologie inserisca i codici di esenzione. In bocca al lupo al nostro amico di Teramo. Ultima telefonata, scusi se la congedo così, ma ho veramente 3 minuti. Pronto, Rete 8? Buonasera. Sì, da dove chiama? Volevo fare una richiesta al professor Vecchietto. Sì, da dove chiama lei? Io sono Arielli. Sì. Medico di base. Sì. Positivo, asintomatico al Covid nella prima ondata. Non ancora faccio il vaccino. Volevo chiedere al professore se è necessario e che valore si dà al test sierologico. Mi dovete scusare, potrebbe che già avete risposto a questo quesito, ma ho cambiato canale da poco tempo. Grazie. Professore, grazie. Validità del test sierologico? No, il test sierologico è molto utile. Ripeto, al momento sul piano nazionale chi ha già avuto il Covid sembra essere escluso dalla vaccinazione. Nulla toglie che comunque presso il laboratorio del professor Stuppia, ad esempio, fanno la valutazione degli anticorpi, e una valutazione attendibile può essere un dato in più per ragionare su qual è la strada da seguire. Però ripeto, le normative nazionali escludono i soggetti che hanno avuto già il Covid.
L'ultima domanda gliela faccio io: che orizzonti aprono da un punto di vista terapeutico gli anticorpi monoclonali? Costano un botto, però dovrebbero scendere di prezzo sul mercato quando arriveranno, proprio. Gli anticorpi monoclonali probabilmente hanno la capacità di inibire l'ingresso del virus all'interno della cellula, quindi hanno delle grosse potenzialità, vanno sempre però usati nella prima fase di malattia. Sì. Quindi, ripeto, il ruolo delle USCA tornerà a essere fondamentale nella gestione della malattia sul territorio. Nella prima fase della malattia anche per soggetti che rischiano gravi conseguenze, giusto? Assolutamente sì. Costano tanto? No, in realtà non costano tantissimo. Vedremo quando arrivano sul mercato. Grazie al professor Jacopo Vecchietta, grazie per essere stato con noi. Non lo faccio un sorriso. Grazie a voi grazie a voi dell'invito. No, grazie a lei per essere stato con noi. So che non abbiamo trattato tanti argomenti che avevamo preparato, li tratteremo magari in un'altra occasione, perché come le dicevo questa è una trasmissione di servizio in cui i nostri telespettatori hanno la priorità. Comunque è stato bravissimo nel rispondere alle tantissime domande. Professor Jacopo Vecchietta, direttore clinica malattie infettive dell'ospedale di Chieti, ordinario, professore ordinario di malattie infettive all'Università Gabriele D'Annunzio. Grazie e buon lavoro. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione. Ciao Giuliola del Mondo. Ciao Paolo, tante altre telefonate ci sarebbero state, il tempo però è a nostra disposizione, è terminato. Ci scusiamo con tutte le persone che in questo momento stanno chiamando, possono però inviare delle mail. E grazie a Francesco Specchiulli, in post produzione ad Andrea Di Fabio, ci vedremo giovedì prossimo. Grazie Giuliola, intanto ci vediamo domenica con voi telespettatori alle 12.30 e alle 20 in Medicina Facile, parleremo delle fratture della caviglia, come si trattano e soprattutto con quali tempi di recupero, ci dirà tutto il professor Roberto Buda, direttore della clinica ortopedica e traumatologica dell'Università Gabriele D'Annunzio Ospedale di Chieti, con Pronto Medicina Facile. Ci vediamo giovedì prossimo alle ore 21 in diretta e parleremo di Covid-19 e anziani, come proteggere, curare, tutelare questa fragilissima categoria della nostra società. Ospite la dottoressa Rosa Scurti, specialista della geriatria della ASL di Pescara. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, Medicina Facile è la vostra trasmissione. Grazie a tutti, buonanotte.